Lo sapevate che un esercizio al giorno leva il prof di torno? Quante molecole sono contenute in un litro di acqua? Bene, questo esercizio lo possiamo svolgere in due modi. Facciamo il primo. La densità dell'acqua è uguale a 1, quindi un litro d'acqua è uguale a 1000 grammi. Adesso andiamo a vedere quante mole ci sono in un litro di acqua. Scriviamo mole uguale massa in grammi fratto massa molare. Gramme su mol, che è la solita forma che abbiamo pure visto prima. Andiamo a sostituire. La massa, mettiamo 1000 grammi, fratto la massa molare dell'acqua, ricordo che è 18,02 grammi su mol. Facciamo questa operazione e ci dà 55,5 grammi e grammi se ne vanno e rimane mol. Quindi in un litro d'acqua o in 1000 grammi di acqua ci sono 55,5 mol. Per trovare il numero delle molecole, io devo moltiplicare le mole per il numero di Avogadro. Le moli sono 55,5, scrivo qui sotto, per il numero di Avogadro, come ben sapete, è 6,02 per 10 alla 23esima. Uguale. Il risultato di questa operazione è 334. Scrivo 3,34 per 10, aumento di 2, alla 25esima molecola. Quindi, ritornando alla traccia, le molecole contenute in un litro d'acqua sono 3,34 per 10 alla 25esima. Lo stesso esercizio di prima, cioè quante molecole sono contenute in un litro di acqua, lo svolgiamo adesso in un'altra maniera. Poi io so che una mole di acqua è uguale a 18,02 grammi. Ancora, in una mole di acqua ci sono 6,02 per 10 alla 23esima molecole di acqua. Quindi questo numero di molecole, cioè il numero di Avogadro, sono contenuti in 18,02 millilitri di acqua. Ora noi, per trovare il numero delle molecole contenute in un litro di acqua, applicheremo una proporzione. Ho fatto una specie di trenino. Andiamo adesso a mettere i dati. Io so che in 18,02 millilitri
ci sono 6,02 per 10 alla 23esima molecole. Molecole. In 1000 millilitri quante ce ne sono? X. Quindi adesso vado a trovare la X. X è uguale. Moltiplico 6,02 per 10 alla 23esima per 1000. Per 1000 millilitri. E lo divido per 18,02 millilitri. Il risultato di questa proporzione mi dà 334. Quindi scrivo 3,34 molecole. Come possiamo notare, il risultato è simile all'esercizio precedente.